Ciao, eccoci al secondo video sul lavoro alla corda. Oggi voglio parlarti di questo semplice strumento che comunemente è chiamato cordone. Questo strumento è composto da, come vedete, da una semplice corda molto leggera che passa sopra il garrese del cavallo immediatamente dietro e scende fino alle spalle per poi passare all'interno in un anello che tiene unite le cinghie fino a congiungersi di nuovo con il filetto sugli anelli. La particolarità di questo strumento è che è composto da dei moschettoni molto leggeri che a una facile pressione si staccano. Questo perché? Per garantire una totale sicurezza durante il lavoro e far sì che il cavallo possa disimpegnarsi in una situazione di pericolo senza rimanere incastrato. Un'altra importante caratteristica di questo strumento sono le cinghie. Le cinghie, come vedete, sono scorrevoli. Questo perché possiamo andare a regolare l'azione dello strumento durante il lavoro. Ovviamente se abbiamo un cavallo più esperto e abituato a girare alla corda e che conosce questo strumento, possiamo lavorare con un grado di lavoro maggiore. Se stai lavorando con un cavallo giovane o con un cavallo che non conosce lo strumento, io ti consiglio di non spingerti troppo oltre nella richiesta. In ogni caso, quello che ti consiglio è di iniziare sempre con un grado di tensione molto leggera, per poi dopo andare a modulare il lavoro a seconda della rispondenza del cavallo. Il meccanismo del cordone è molto semplice. Consiste nel trasferire parte del movimento del cavallo sotto forma di vibrazioni all'imboccatura. Questo permette di creare delle micro vibrazioni sull'imboccatura stessa che invitano il cavallo a scendere con l'incollatura. Ma qual è lo scopo di questo lavoro? Beh, lo scopo di questo lavoro è, come puoi vedere, cercare di far rilassare il più possibile la muscolatura dorsale del collo. Questo può essere molto utile dopo un periodo intenso di lavoro o un periodo di gare molto intenso, ma anche magari in dei momenti di riabilitazione dopo trattamenti veterinari, ad esempio. Ma come puoi verificare se il lavoro che stai facendo è veramente corretto? Puoi osservare semplicemente il tuo cavallo. Più distende l'incollatura, più muove in maniera armonica la schiena, più il lavoro è efficace. Ricorda sempre di lavorare in sicurezza. Ricorda che la longia non deve mai toccare terra in maniera da evitare di inciamparci sopra e ricorda che anche le cinghie del cordone stesso non devono mai toccare terra in maniera tale che il cavallo non possa metterci gli zoccoli all'interno. Anche se tra tutti i lavori che puoi fare alla longe questo è uno dei più rilassanti per il cavallo, ti consiglio di non superare mai i 20-30 minuti al massimo. Se pensi che questo video ti sia stato utile, clicca mi piace e condividilo. Ci vediamo presto nei prossimi video.